Assessore, anche il Comune di Cagliari aderirà con entusiasmo a quelle che sono le iniziative per la lotta contro i tumori. Un piccolo nastrino di colore rosa a significare chiaramente sia la voglia di combattere, di fare prevenzione e in questo caso di discutere ancora di quelle che possono essere naturalmente le attività di prevenzione. Sì, sono molto contenta oggi di parlare di questo, non tanto perché purtroppo dobbiamo avere coscienza di quello che può succedere a noi donne, non per la malattia, ma soprattutto perché ne parliamo, perché bisogna parlarne e convincere chi non fa ancora prevenzione e tutti questi convegni e questo appuntamento di oggi, anche la conferenza stampa, sono rivolti a questo, a questa sensibilizzazione. Bisogna assolutamente far capire a tutte le donne, soprattutto prima dei 50 anni, perché dopo i 50 anni il tumore si manifesta, dicono gli esperti, in maniera più capillare, però dopo i 50 anni lo screening è già... le donne vengono informate a casa e quindi il Servizio Sanitario Nazionale si occupa di informarci, ma prima l'incidenza dei tumori è molto elevata perché tutto questo non avviene e quindi dobbiamo assolutamente vincere questa probabilmente paura, probabilmente è una barriera di tipo culturale, non so, perché io invito tutte, io da sempre lo faccio ogni anno, bisogna proprio controllarsi, ci sono tante strutture che lo possono fare. Ringrazio questa associazione, la Presidente Ziacaretta e l'Associazione Think Pink, perché crea proprio questo momento con uno sport poco conosciuto che ci ha fatto conoscere meglio oggi, il Dragon Boat, che aiuta tutte le donne che sono state colpite da questo tumore a riabilitare il braccio e soprattutto a vivere un momento sociale molto importante. Vi ricordo gli incontri, ormai uno è già stato effettuato in tribunale e l'altro sarà al SERCH giovedì pomeriggio. E in quell'occasione il municipio, quindi ringraziamo il sindaco Massimo Zeda, prima battuta, e la sorella dei lavori pubblici, la sorella della cultura, siamo tutti veramente pronti a promuovere questi eventi perché il municipio si è illuminato di rosa. Grazie. Grazie a voi.